Ciao, benvenuti sul mio canale YouTube. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video di un pane con tutta semola, semola di Altamura. Per fare questo pane ho preparato gli ingredienti, la semola, l'acqua e la pasta madre già pronta, già rinfrescata e matura. Vado a mettere in autolisi la farina, quindi ci verso l'acqua un po' per volta e giro per bagnare tutta la farina. Continuo a mescolare e a mettere acqua, non la metto tutta, ne lascio un pochino per dopo. Poi copro e lascio in autolisi almeno 30 minuti. Passato il tempo vado a far girare in planetaria. Ci ho aggiunto la pasta madre a pezzettini, metto un pochino di acqua, ci metto anche il malto, faccio girare e aggiungo l'ultima acqua che è rimasta. Faccio incordare e poi metto l'impasto dentro una ciotola unta di olio. Qui farò due giri di pieghe, adesso ve ne faccio vedere soltanto uno, però fate un giro, fate riposare 30 minuti e poi ancora un altro giro di pieghe. Io dico 30 minuti, però insomma non è che bisogna stare lì a guardare l'orologio, se sono 35, 40 è lo stesso, eh. Io di solito nemmeno lo guardo così qualche volta l'orologio, però vedo l'impasto che si adagia, si rilassa e in quel momento possiamo fare l'altro giro di pieghe. Poi copro con la pellicola e lo lascio fino al raddoppio. Una volta raddoppiato, quindi dopo 4-5 ore, dipende molto dalla stagione in cui state facendo questo pane, a me ci sono volute all'incirca 4 ore, siamo in gennaio, quindi le temperature sono un po' bassine, però è cresciuto, è raddoppiato abbastanza velocemente, anche perché in casa la temperatura è più alta. Bene, quindi l'ho messo sul piano di lavoro. E vado a fare due giri di pieghe. Questa è la prima. Copro con una ciotola, aspetto i soliti 30 minuti e poi faccio un altro giro. Scusatemi se non ho messo la foto della prima lievitazione al raddoppio, mi è sfuggita proprio la foto, non l'ho fatta. Quindi questo è il secondo giro di pieghe, ho messo anche un po' di semola a questo punto. Lo faccio riposare ancora, coperto da ciotola, prima di procedere per la formatura. Bene. Sono arrivata alla sera, alla sera siamo alle ore 22, abbiamo questo pezzettino ed ora lo formo. Ci farò un filone, ho preparato il cestino dove ho messo un po' di semola, allargo bene l'impasto. E vado a piegare. Io procedo così, piego e arrotolo per fare questo filone. Se volete fare una pagnotta, avvicinate i lembi al centro, ma come
come sapete già fare, mettiamo un altro po' di semola, un pochino appiccicoso, arrotolo così. Ora questo, siccome siamo in serata, io penso lo lascerò a temperatura ambiente perché tanto poi di notte anche dentro casa la temperatura si abbassa, quindi lo lascio proprio così sul tavolo. E lo lascio lievitare fino a domani mattina. Spero di svegliarmi presto. Se faceva più caldo lo avrei messo in frigo, eh. Ora lo giro però, lo metto, la chiusura la metto sopra così poi quando vado a cuocere lo ribalto. Lo sistemo per benino. Ok, ci metto ancora un po' di semola sopra. Bene. Poi lo copro con un telo e ci metto anche una busta così lo chiudo e lo lascio là. Bene, ci vediamo domani mattina. Buongiorno, sono le 6 di mattina, abbasso la voce che mio marito dorme, controlliamo. Ah, è cresciuto tantissimo. Accendo subito il forno e lo porto a temperatura. Quando è caldo vado subito ad infornare. Ci metto anche un pentolino dentro. Ora lo ribalto piano piano. Così. Eccolo qua. È venuta una parte un pochino più gonfia, ma non importa. Metto ancora la semola, nel frattempo il forno è arrivato a temperatura a 240. Ci faccio dei tagli così trasversali, li allargo un pochino. Ok. Un altro pochino e vado ad infornare. Dopo 20 minuti di cottura all'incirca, vedete, è già colorito. A quel punto tolgo anche il pentolino e abbasso a 220. Poi mano a mano abbasso a 200, ma non vado più sotto dei 200 io perché a noi il pane ci piace bello colorito, eccolo qua. Quindi voi se volete abbassate ancora un pochino di più. All'incirca 50 minuti di cottura. Eccolo qua. Ora però devo aspettare che si freddi per tagliarlo. Dentro casa c'è un profumo incredibile, sembra di essere entrati dentro un forno. Bene, ci vediamo dopo per il taglio. Eccoci. Procediamo per tagliare, vediamo com'è l'interno. Così. Beh, è splendido, è veramente splendido. Che ne dite? Bene, amici ed amiche, vi ringrazio della visione. Vi ringrazio delle tante iscrizioni che sto ricevendo, abbiamo superato alla lunga i 7.000 iscritti, ne sono felicissima. Vi invito a condividere il video, a lasciare un like e commentare. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!